Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Speed Build con The Sims 4. Oggi costruisco una casa stile giapponese per Oasi in Nevada. Come mai ho costruito, ma soprattutto registrato, visto che non facevo uno Speed Build davvero da tanto tempo? Infatti mi sentivo un pochino arrugginita perché una casa da 000 era tanto che non la costruivo. Mesi fa l'ho fatto con Vita Ecologica per provare i nuovi arredi, non mi ricordo nemmeno se ve l'ho messo in galleria. E però ecco, poi questa è anche stile giapponese, quindi un po' più particolare. In più ci sono le piattaforme, infatti mi sono divertita tantissimo nell'utilizzarle. Però ecco, l'ispirazione mi è venuta perché è una casa che mi servirà. Ormai riesco a costruire soltanto quando davvero è una cosa che devo usare in partita, no? Quindi che siano locali comunitari o in questo caso una casa da zero, allora mi viene di più l'idea. Altrimenti per la maggiore modifico i lotti maxis in base a quello che mi serve. Comunque la casa mi servirà nella Nozzo Berry, perché per chi la sta seguendo ha visto che la vita di Ginger sta per cambiare e la carriera la sta portando qui a Monte Komorebi. Ovviamente questa casa non la vivrà subito, questa è una casa più familiare, più per una famiglia, no? E infatti è proprio una villettina a due piani con più stanze. Lei al momento vive in una casettina molto più piccola a Wakaba, il quartiere, quello dove c'è la statua di Yamachan, dove si fa il festival della gioventù. E la casettina è l'unica, quel cubo moderno che vedete. L'ho un pochino modificata, però adesso lei è lì in una casetta piccola perché appunto è da sola. Ma un domani avrà famiglia la nostra Ginger. Visto che appunto la carriera la porta qui ad Oasi in Nevada e resterà qui, quindi comunque anche la figlia, i figli cresceranno qui, volevo tantissimo che la casa rispecchiasse la tradizione, quindi che fosse proprio una casa tradizionale giapponese a tutti gli effetti, così da farla uguale anche a quelle circostanti, no? Ma all'interno, a parte la zona giorno, si noterà molto di più nelle camere da letto che la famiglia non è giapponese ma è americana, che comunque per me i Berry sono americani. E ho parlato di figli, perché figli al plurale? Perché sono quattro generazioni che ho avuto figlie uniche, semplicemente perché mi tornava comodo, mi andava di concentrarmi su una alla volta e infatti mi sono trovata benissimo. La generazione grigia, oltre al fatto di essere atleta e amante dello sport, tiene moltissimo la famiglia, proprio perché è stata trascurata dai suoi genitori, non hanno mai fatto attività in famiglia, non hanno mai viaggiato, non hanno mai fatto niente di bello e quindi ce la vedevo una come Ginger ad avere due figli, ecco, quindi non mi fermo ad una ma ne faccio due e faccio due femmine perché comunque ho delle idee. Volevo provare un'altra cosa, ma comunque sì, mi serve la femminuccia. Magari una prossima gravidanza o gemellare o che ci sarà più di un figlio, faccio arrivare anche qualche maschietto, non vi preoccupate, però al momento mi sento ispirata dalle femminucce, che ci posso fare, è così. Comunque, a parte questo, volevo fare due chiacchiere con voi per quanto riguarda i miei progetti per il canale, perché da quando è uscito Oasi in Nevada, ovviamente, ho ricevuto dei commenti qui su YouTube, ma moltissimi su Instagram. Mi chiedevate se sarei tornata con un gameplay, con una nuova storia. E devo dirvi la verità, in un primo momento io ci stavo già pensando, né mentre vedevo i trailer e leggevo cose di Oasi in Nevada, perché i Wang, quella famiglia cinese più che altro, che avevo creato l'anno scorso con l'aggiornamento cinese, ecco, era l'unica famiglia orientale che ho creato e che mi piace tantissimo, e avrei fatto un gameplay su di loro per esplorare Oasi in Nevada.
Solo che nell'attimo stesso in cui ci ho pensato, perché io lo ammetto, alle volte ho nostalgia, ma mi rendo anche conto che è un po' complicato. A volte per trovare spazio per fare l'aggiornamento della nozze Barry, o in questo caso parlare con uno speed build, non è più come una volta, cioè è normale che sia così. E quindi per questo io mi trovo poi meglio a fare un aggiornamento, una partita che è già fatta, perché io intanto mi rilasso giocando senza avere tempistiche, senza pensare che ho 30 minuti, in quei 30 minuti voglio far uscire almeno un video carino di intrattenimento e tutto, e devo pensare poi a tante cose, alle volte 30 minuti non sono 30 minuti, insomma, eccetera, eccetera. E quindi come mi era venuta la voglia, così mi è ripassata, anche perché ho avuto paura di rientrare in quel mood di riaprire 3.000 partite. Perché col canale è così. Cioè io all'inizio mi divertivo soltanto ad avere un gameplay, e lo ricordate tutti, me lo continuate a chiedere ragazzi, ma purtroppo è finito, è terminato 2 anni fa, non so più come dirvelo. E solo che arrivava una nuova espansione, ti viene voglia di aprire una nuova partita, perché magari con la partita attuale non puoi mostrarla subito, eccetera, eccetera. E quindi apri una nuova partita. E poi ti chiedono quella nuova challenge che va di moda, apri una nuova challenge. E poi vuoi fare un'altra cosa. Poi è normale che capita che una partita non ti ispira più o che ti ha portato a noia e quando giochi da sola tu la chiudi, nessuno ti dice niente e addio. Mentre con il canale se l'avevi portata ti senti anche un pochino in colpa perché avevi creato delle aspettative. Ed è brutto deludere, tra virgolette, comunque delle persone che ti seguono e che continuano a chiedertela sempre, però, ma se tu non hai voglia, non hai più voglia. Poi è inutile, come dire, fare co le cose per forza. Ecco, lì poi che diventa tutto uno stress, non è più un piacere e non è più nemmeno svago. Poi diventa veramente un impegno, un obbligo. Ecco. E quindi ci ho ripensato e quindi gli Wang restano una comparsa qui nella famiglia Barry, della nozze Barry. E io continuo a portarvi gli aggiornamenti perché comunque ci pensavo proprio appunto in questo periodo. Ormai The Sims 4 ha fatto 6 anni. È mai possibile che in 6 anni io non mi sono tolta lo scalino di superare una quinta generazione? Perché è stato il mio massimo in tutti i The Sims. Cioè io non riesco a superare questo scalino. Allora, con il canale lo ammetto, non ci riesco perché è tutto troppo più lento. Perché, ripeto, magari adesso uno sta giocando una serie, va avanti, registra, però poi mille mille pause perché? Tipo l'estate ho caldo e non c'ho voglia di stare al computer. Bravi chi ci riesce, io lo ammetto, in casa non ho il condizionatore. Sarebbe una marcia in più. Quindi faccio la sauna e proprio non mi va. E quindi mesi andati. Poi appunto uno apre serie su serie perché continuano ad uscire pack. The Sims 4 ancora non è finito. Lasci quella partita in sospeso, passa altro tempo. Insomma, con il canale ragazzi non ci riesco. Ormai con la nozze Barry sono molto presa. Mi sto divertendo tanto e come avrete notato, si va avanti anche più veloce quando si gioca da soli, ma non perché c'è una corsa, no, perché proprio la tempistica di una partita normale di un giocatore. Infatti molti che mi scrivono, io sono già arrivata alla settima, io sto già alla sesta, perché state giocando in tutta tranquillità? Perché per esempio con il canale io devo ritagliarmi quell'oretta per registrare, ma se poi io voglio continuare a giocare perché ne ho voglia, non posso, perché sì, non posso andare avanti senza registrare, eccetera, eccetera. Mentre io così, in questo momento, adesso 10 minuti, gioco, e dopo una mezz'oretta gioco e vado avanti, perché durante la giornata riesco a ritagliarmi dei momenti, ma sono appunto brevi momenti, però mi diverto tantissimo e quindi ho questo obiettivo che voglio assolutamente arrivare alla 10ª generazione e quindi
Continuerò a portarvi gli aggiornamenti. Ovviamente non saranno aggiornamenti costanti che arriveranno, che ne so, una volta a settimana, no, perché quello è in base poi alle mie tempistiche, a quando ci gioco, poi è il momento di preparare l'aggiornamento e di portarvelo. È vero, vi faccio aspettare un pochino, ma spero che comunque apprezzate. L'importante è che sto giocando e che continuo a caricare video, perché è una cosa che mi fa molto felice. E perché con The Sims viene proprio spontaneo la condivisione, quindi il condividere la propria partita. E poi sotto ogni aggiornamento della Nozzoberry leggo tantissimi commenti che mi lasciate, che comunque la state adorando come partita, e avete notato anche voi che in questo modo prendete... Che in questo modo, per esempio, prendete proprio il lato più divertente e entrate nella storia di un gameplay. È vero, è soltanto in foto, però anche con la cosa di incollarci le notifiche, voi è come se state proprio in partita con me, vedete tutto quello che succede, perché io vi racconto quello che succede. Ovviamente poi ci metto il mio contornino, come dire, lo infiocchetto un po', però le notifiche parlano da sole, cioè quello sta succedendo in partita. E stavo dicendo, in questo modo voi entrate proprio nel vivo di una storia, perché comunque con il gameplay, a parte tutto, in quella mezz'ora vuoi o non vuoi si perde un po' di tempo, perché bisogna pensare, hai bisogno del sim, e adesso devi fare pipì, adesso devi mangiare, adesso questo, prima di effettivamente andare al succo della situazione, di far succedere qualcosa di importante. Giocando con una legacy poi succede che le cose si ripetono, perché c'è un ciclo, ovviamente, andando avanti con le generazioni, si nasce, si cresce, si diventa grandi, si muore, nasce, cresce, papale, papale, papale. Così come le stagioni, Natale, Pasqua, San Valentino, e quindi magari con un gameplay queste cose tendono a sembrare ripetitive e monotone. Invece in questo modo le stagioni passano, ma noi siamo più concentrati sulla storia che c'è sotto la protagonista, quindi penso che avrete notato che così anche molto più divertente e anche scorrevole poi. E niente ragazzi, volevo approfittare di questo speed build per fare due chiacchiere con voi e dirvi che comunque ci sono, anche se non sono costante e presente come prima, ma ci sono e continueranno ad arrivare sempre aggiornamenti sulla Nozzoberry. Abbiamo un obiettivo da portare a termine, cioè ci riusciremo prima che The Sims 4 finisce? Prima dell'arrivo di un ipotetico The Sims 5? Io mi devo togliere questo sfizio, mi devo rivoltare The Sims 4 come un calzino. Infatti, come avete visto, sto provando la qualunque, cioè rimango concentrata sugli obiettivi principali della challenge, ma poi io con il resto del tempo che hanno i sim o con gli altri componenti della famiglia mi continuo a esplorare cose che avevo tralasciato. E infatti, tornando alla casa, come vi dicevo, dalle camere da letto si respira che gli abitanti di una casa sono americani. La casa è molto tradizionale, ma le stanze no, anche i bagni, perché per esempio non ho diviso il water dal bagno, è tutto in una stanza. Per quanto riguarda lo studio al primo piano, io sinceramente l'ho soltanto appuntato, perché non ho un'idea chiara. Diciamo che lo studio è più che altro la zona jolly, quindi adesso è in questo modo, magari quando ci vivrò e mi serviranno cose specifiche per quanto riguarda poi la carriera dei nostri sim, perché tutti noi abbiamo sim che fanno cose diverse, hanno passioni diverse, io penso che poi lì uno se lo può personalizzare meglio in base alle esigenze. Le camerette anche sono già pronte, quella da bebè viola e ovviamente quella della nuova generazione che arriverà, mentre l'altra sono rimasta sui toni del rosato, è vero, per rimanere in tema, ma anche perché per esempio, come vi ho detto, con la sorella ho un'idea in mente, e sempre perché devo esplorare una cosa che avevo tralasciato e approfitto adesso. Come noterete, inizialmente avevo messo il pavimento scuro anche nelle camere, però poi, proprio per risaltare maggiormente il fatto che loro hanno portato quel tocco di modernità, che non sono del posto, le ho fatte con un parquet chiaro. E poi vale lo stesso discorso che poi, se scaricherete questa casa, le camere vanno personalizzate in base alla famiglia che ci verrà ad abitare. Io ovviamente l'ho fatta così, seguendo le mie esigenze, poi però potrete tranquillamente personalizzarla. Per quanto riguarda l'arredamento in sé, è vero,
Qui abbiamo la generazione grigia, ma infatti, essendo un colore molto neutro, ho voluto giocare su questa cosa. Quindi la casa è tutta sui toni del legno scuro. Volevo che fosse il protagonista. E intorno a questo legno scuro abbiamo colori come il nero, il grigio e il panna, più che bianco. Poi vabbè, ci sono le camerette appunto delle bambine che sono più colorate e anche i bagni restano comunque sui toni del grigio. Le piattaforme sono stupende, davvero stupende. Infatti le ho usate tanto in casa, addirittura anche in bagno, rialzando la vasca da bagno. Una cosa super rilassante. Sì, a mamma. Una cosa bellissima e niente, adesso vado perché qui il bimbo mi reclama e non so quello che ho detto. Sì, mamma, adesso andiamo, non so quello che ho detto, adesso mi riascolto, passatemelo per buono, vi prego. A presto, tanti mi piace e commentini. Ciao!